Parigi in Lesbo. La prima volta che sono andata a Parigi è stata nei primi anni Ottanta ed avevo preso alloggio in un hotel piccolissimo vicino al Teatro Odeon, nel quartiere Latino. La cosa cu più curiosa di questo quartiere erano i numerosi negozietti molto carini, soprattutto di libri usati oppure di mercerie. Ma tutti sempre in un contesto molto elegante, molto, molto raffinato, anche se un pochino polveroso, diciamo. Le mercerie per soprattutto erano una gioia per la vista perché erano piene di pizzi, merletti, bottoni gioiello, passamaneri, insomma, tutte quelle cose di cui i francesi sono maestri, ecco, nell'arte della decorazione, anche dell'abbigliamento e dell'arredamento. Lungo le strade, agli angoli delle strade, si vedevano le ostriche che venivano servite a mezza dozzina con un goccio di limone molto fresche. E il Beaujolais, per esempio, poi c'era il Beaujolais che veniva servito invece in ogni ora, persino al mattino quando si andava a far colazione, tra un caffè au lait e un croissant, ti davano sempre un goccino di Beaujolais da assaggiare. Era una Parigi molto colorata, molto allegra, una Parigi tipo cartolina, formato cartolina, che curiosamente invece si vede solo nei film americani, come per esempio il film Irma la Dolce, perché i francesi, nei film francesi, noi vediamo sempre una Parigi un po' nebulosa, col lungo Senna nebbioso. I bistrò inquietanti, la Juliette Gréco, i musei di Belfagor e tutte queste cose che ci rendono Parigi un pochino misteriosa ed inquietante, non certo la Parigi allegra che ho visto io. Per esempio, anche le macellerie erano simpaticissime. Il mese era di novembre, i mesi con la R, per questo c'erano tutte quelle ostriche e Beaujolais. Si apprestavano a fare le vetrine di Natale, quindi c'erano anche le macellerie, erano simpaticissime, mettevano una fila di tacchini e polli. Tutti spennati con il papillon, mentre le pollastre avevano il nastrino delle ballerine del Moulin Rouge, il nastrino rosso con il fiocco nel lato B. I locali erano sempre aperti tutta notte, restavano aperti tutta notte fino al mattino quando si andava a far colazione. Mi ricordo un locale che era strapieno e quando siamo entrati il gestore, vedendo che eravamo italiani, ci aveva accolto con molta affabilità. Mentre le ragazze parigine che entravano, soprattutto se non erano accompagnate, le accoglieva esclamando: «Oh, le putain!» E loro invece stavano al gioco, insomma, non se la prendevano certamente. Invece in un altro locale, dove sempre una piccola discoteca, dove imperversava la musica di Phil Collins, c'era una coppia di due ragazzine lesbo sedute su una panchina che tra una chiacchiera e l'altra si baciavano molto. Molto intensamente, però intorno i ragazzi francesi, i loro coetanei non ci facevano caso, lasciavano stare come se fosse una cosa normalissima. Invece per noi italiani, soliti provinciali che ci facciamo conoscere, la cosa ci aveva molto stupito, ci facevamo le sgomitate, li guardavamo un po'. Anche un pochino imbarazzati perché non avevamo mai visto una cosa del genere. Da questo lato c'è da dire che la Francia, da questo lato del costume, la Francia è sempre stata molto più avanti e già fin dagli anni '80 aveva sdoganato il tabù il tabù lesbo.
che paradossalmente andava molto accompagnato con un elegante décor. La Francia era così per me, scandalosa ma con grande décor. Che comunque sono tutte cose che non si associano, non si associano allo chic. Perché giustamente, come diceva Versace, lo chic è volgare. E allora che dire? Avant les putains. Ha!